Venerdì 8 novembre, San Goffredo. È il 312 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 53 al termine. Il sole sorge alle 6.59 e tramonta alle 16.49. La luna si leva alle 15.32 e tramonta alle 2.20. Francesco Bonafede fa presente la necessità di creare un orto botanico per la coltivazione di piante medicinali da servire ad esempio pratico durante le lezioni all'Università di Padova. Appoggiata da altri professori, l'istanza sarà accolta dal Senato Veneto nel 1545. Ebbe così origine l'orto botanico dell'Università di Padova, uno dei migliori d'Italia per varietà di piante e attrezzatura tecnica, e primo a essere fondato in Europa. Le previsioni per domani. Qualche pioggia fino al primo mattino sui rilievi specie orientali con nubi basse e residue. Durante la giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti più estesi nelle ore centrali e pomeridiane. Temperature minime in calo, massime in aumento, salvo sulle zone costiere. Maerne, il classico campanile con un paese attorno. Oggi è frazione del comune di Martellago, ma a ritroso lo troviamo capoluogo, villaggio, località tra i boschi equitrini dove vivere, anzi sopravvivere, era davvero difficile. Oggi, percorrendo le vie principali di questo borgo, facilmente ci si potrebbe confondere con una qualsiasi località ai bordi dell'Adriatico. Questi pini marittimi, questo orizzonte pianeggiante tutto intorno, rotto solo dalle costruzioni, richiama le vie interne di Jesolo, quelle di Sottomarino o le zone del Po di Levante, in uno spicchio di Veneto, specchio delle sue zone di mare. Già, perché anche Maerne un tempo era mare e poi laguna. È l'antica radice Mad che richiama la palude e che dà il nome, oltre che a Maerne, anche a Mira, Mirano, Marteggia, Mestre, tutte località che solo il tempo e la bonifica dell'uomo ha reso terraferma. E oggi queste bonifiche sono ancora ben visibili tra le rive dei canali che raccolgono le acque verso il mare. Sponde alte, perfette, quelle del Mar Senego, mentre più in là, tra le case, un canale in parte ancora a cielo aperto testimonia la battaglia costante tra la natura e l'uomo per la terra da coltivare. Una battaglia dove i monasteri e i benedettini ebbero la loro parte, così per Maerne, dove poco dopo il 1000 le cronache segnalano un monastero sotto il controllo del vescovo di Treviso. Poi passa sotto il controllo di Tempesta, che con i veronesi vincitori nella Marca diventano signori di Noale e delle terre limitrofe. Qui si respira da sempre la presenza di Treviso, anche se suddita di San Marco. Non a caso il leone col Vangelo è sul culmine del campanile costruito nel 1394, ma San Liberale, patrono di Treviso, è anche il santo del paese. La chiesa è titolata San Pietro d'Antiochia, ma nella pala dell'altar maggiore, in uno dei dipinti della parrocchiale, il santo soldato è rappresentato con la bandiera trevigiana. Oggi visitare Maerne e soffermarsi sul Veneto rurale più vero e più profondo. E poco importa se il vicino passante e i centri commerciali spingono verso la modernità. E questa è l'immagine che racconta il senso di questa comunità, dove anche chi non c'è più guarda comunque ai suoi campi e ai frutti della terra, che si alternano nelle stagioni come nella vita, per loro oramai passata.